9 luglio 1979. Nella casa natale di Verdi, alle Roncole di Busseto, si battono i primi ciak. Sono queste anche le prime scene del film, la cui lavorazione inizia curiosamente in modo rigorosamente cronologico. Dalla nascita, appunto, o meglio dal primo vagito, imitato in presa diretta con disinvolta approssimazione. Uè, 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 uè. Fuori, noi fuori, 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 niente uomini, fuori, è un maschio. Un maschio, è un maschio. Ma almeno cosa lei? Un maschio, fuori. Un maschio, fuori. Le maschio, le dato, le dato, le dato, le un maschio, Juan, Juan, porca boia vaca maledetta, le dato. Sono contento, auguri, auguri, auguri. No, 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 niente, non ti provo, la ditta, pagami, dove siete? Vado io, sì, vadi, vadi, a Juan, diglielo alla signora Maria che le nato, porca boia. Sentiamo Renato Castellani, il regista, che nel 1971 aveva già realizzato per la RAI La vita di Leonardo da Vinci. Lei praticamente fa questa biografia di Verdi dopo aver fatto il Leonardo, per esempio. Quella era un'opera profondamente informativa. Ecco, ma quindi praticamente lei continua un po' il suo discorso sui grandi personaggi della storia. Che cosa prevale in lei? Così, il gusto della ricostruzione e quindi anche del contesto storico in cui questi personaggi si muovono, o non piuttosto magari l'analisi del personaggio, il suo privato? Ecco. In ogni caso, quello che conta sempre più di tutto è l'uomo, in ogni caso. Quindi anche in questo Verdi? Anche in questo Verdi conta l'uomo, ma mentre nel Leonardo la società di Leonardo aveva un interesse relativo, in quanto che Leonardo viveva in una società rigidamente stabilita, che era la società delle signorie, dove c'era un mecenate che pagava un artista e non c'era nessun movimento in questa società. Verdi vive in un periodo estremamente mobile. E c'è il risorgimento, un secolo di storia. Verdi va dall'813 al 901, ecco. Quindi è un periodo non solo durante il quale si forma l'Italia, durante il quale l'Italia comincia a prendere forma, eccetera, ma dove praticamente comincia a nascere la civiltà industriale. Quindi lei intende dare importanza a questo contesto storico nella sua biografia? Nelle prime stesure del Verdi questo aveva molta importanza. A mano poi le esigenze di copione, le esigenze di lunghezza e le esigenze anche, diciamo, di preventivo e di quattrini ci hanno obbligato a ridurre all'osso questo programma, che sennò sarebbe stato molto più lungo di quel che non è oggi. Mai un colossal, mi spiego, piuttosto una vita monumentale, mi piacerebbe dire, perché è proprio una specie di monumento, saranno 8, 9, 10 ore, non so quanto, di trasmissione. La piazza del Duomo di Cremona. Per la sua posizione strategica nel cuore della Bassa Padana, Cremona è stata la base, il centro operativo più importante per la troupe di Castellani. Il Teatro Ponchielli, opportunamente ristrutturato, è diventato il Teatro alla Scala di Milano. Sul suo palcoscenico si sono alternati i trionfi del Nabucco, dei Lombardi, dell'Otello, al fiasco clamoroso di Un giorno di regno. In 6 mesi di pacifica invasione, dal luglio al dicembre del 1979, si è girato a Cremona, Fidenza, Parma, Soragna e, naturalmente, nei luoghi verdiani per eccellenza, Busseto e Sant'Agata. I cremonesi, con bonomia tipicamente lombarda, si sono presto abituati a questi cinematografari scamiciati in estate e pittorescamente addobbati con giubbotti e giacche a vento in inverno. Anzi, si sono divertiti
a indossare divise austriache, frac e crinoline. Delle migliaia di comparse che vedremo nel film, circa 20.000 presenze, molte sono state prese così dalla strada, come in questa scena in cui Verdi, ricco possidente terriero, se ne va personalmente al mercato a vendere il suo grano. Sei mesi di lavoro a Cremona, dunque, 25 settimane di lavorazione. Ce ne vorranno 70 di settimane per completare le riprese del film. Ronald Pickup, come è stato scelto per il ruolo di Verdi, cioè come è arrivato a lei Castellani? He was visiting my agent in London, in England, looking. Era andato dal mio agente a Londra alla ricerca del protagonista e mi ha visto in un lavoro televisivo in cui interpretavo un personaggio in momenti e in età diverse. Suppongo che ciò gli abbia suggerito che ero in grado di recitare sia nei panni di un giovane che di un vecchio, cosa questa indispensabile per poter fare la parte di Verdi. Poi l'ho conosciuto personalmente e in seguito sono venuto a Roma, dove il mio volto è stato sottoposto a tutta una serie di provini. Alla fine ha deciso che ero adatto alla parte. Almeno spero. Come mai ha scelto un attore inglese? Perché abbiamo cercato un attore italiano, indubbiamente, all'inizio. Perché era logico che Verdi lo facesse un italiano. Non è stato facile trovarlo. E io dico anche, perché bisogna sempre vedere le cose dalle due parti, non solo dalla nostra ma anche quella degli altri. Giustamente, un attore ha paura di isolarsi per un anno o un anno e mezzo da quello che è il mercato. Oltre il fatto che ci sono degli attori i quali hanno un tale mercato per cui hanno bisogno di fare un film dopo l'altro, cioè che non possono essere fermati. Io ho anche pensato, diciamo, a Gassman, anche se l'età forse era troppo avanzata. Ma come può uno pensare e dire a Gassman, vieni, stai 15-16 mesi con me e non fai nient'altro? Non lo accetta e non può, e giustamente non lo può accettare. Oppure dovrebbero chiedere delle cifre che sono al di fuori delle nostre possibilità di pagare. Comunque, quali sono le maggiori difficoltà che ha incontrato nella lavorazione? Ma le difficoltà normali di un film, capito? Non ci sono state difficoltà speciali. La settimana di Ferragosto del 1979 rimarrà a lungo nella memoria dei milanesi che sono rimasti in città. I giornali erano usciti con grandi titoli, anche in prima pagina. C'è Verdi, Chuck si gira. Carica dei 3.000 in Piazza della Scala per un posto di comparsa nel Verdi TV. Tra lacrime, grida e canti, l'assedio delle comparse. 3.000 aspiranti attori hanno invaso Piazza della Scala. Bagarra a Milano per il Verdi televisivo. Bastano 250 comparse, se ne presentano 2.000. Tutti vogliono vedere e partecipare. Studenti, casalinghe, pensionati, professionisti. Tutti hanno fatto pazientemente la fila, con un'unica speranza. Essere scelti come comparse. Poter dire agli amici, sai, c'ero anch'io sui tetti del Duomo e nelle barricate del 1848 a combattere contro gli austriaci durante le 5 giornate. Viva Milano! Viva l'Italia! Avanti, 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 avanti!
da unten, nach links. Los, los, runter. Beeilt euch, links. Sie schießen von der anderen Seite. Nel giro di pochi giorni, la consueta fisionomia del centro, con i suoi tram sferraglianti, si trasforma. Piazza della Scala e la centralissima via Manzoni assumono l'aspetto di una vecchia stampa ottocentesca. Scorriamo ancora i titoli dei giornali. Rinasce la Milano dell'Ottocento. Una Milano ferragostana in baffi risorgimentali. Milano ha tolto anche i semafori in omaggio al divo Verdi. Verdi ha bloccato il traffico. A Milano c'è Verdi a passeggio. Milano si invecchia di 100 anni per il Verdi TV. Milano, per onorare Verdi, ringiovanisce di 100 anni. Ce n'è per tutti i gusti. Uno di questi titoli forse li riassume tutti. Torna Verdi e Milano si eccita. E hanno ragione di eccitarsi i milanesi. Hanno visto in piena canicola Piazza della Scala coprirsi di pioggia, di nebbia e di neve. Hanno visto accendersi lampioni a gas. Hanno ascoltato il passo cadenzato dei soldati austriaci mentre rotolano le ruote delle carrozze, le signore indossano ampie crinoline e i signori inalberano cilindri molto alti come si usava nel 1840. 1058 quinta. Alla porta vai! Appena noi! Soldati! Lei, ho saputo, ha fatto smontare mezza Milano per ricostruire la facciata del Caffè Martini. Che cosa mi racconta di quell'epoca che mi pare avete girato a Ferragosto dell'anno scorso? Sì, a Ferragosto abbiamo girato due cose a Milano. Abbiamo girato l'esterno della Scala. E in quel caso avete smontato la città? In quel caso abbiamo... cioè il comune ha concesso di levare i fili del tram, di chiudere, di otturare le rotaie del tram, di far mettere un lastricato nostro che era fatto a ciottolati come era allora, di interrompere completamente il traffico e di permetterci di costruire alcuni edifici che servivano per nascondere dei palazzi che non si potevano nascondere altrimenti. Ecco, ma abbiamo girato non solo l'esterno della Scala, ma l'esterno dell'albergo Milan, dove Verdi è morto. Non abbiamo girato la scena della morte, abbiamo girato una serenata che Faccio e l'orchestra della Scala ha fatto Verdi dopo una ripresa della messa da Requiem che Verdi aveva diretto alla Scala per beneficenza. O da via Monte Napoleone o da via Croce Rossa. Che è per Verdi, Verdi. Per me. Va bene, grazie. Allora Teresa, se metto un lato. Sì, andiamo. Sì. Sì, andiamo, ma piano. Dammela a me. Ehi, allora tutti a posto, silenzio, eh? Mi raccomando, mi raccomando. Dai. Dai.
Suonano. Eh? Ma è La Traviata. Ah. È il preludio. Strada. Hanno occupato tutta la strada. Suonano per te. Vai, Verdi, vai. Devo andare? Vai. Oh, signor. Sì. Va. E come attore, come interprete, qual è il Verdi che lei preferisce, il giovane Verdi o il vecchio? Well, certainly the old one, but that's only because I've also... Certamente il vecchio, ma questo solo perché ho interpretato anche il giovane. Sarebbe stato molto meno interessante entrare nel personaggio solo quando aveva 50 anni. Ma dal momento che ho cominciato quando Verdi aveva 21 anni, non so proprio come, non mi sembra di avere l'aspetto di un ventenne, e ciò rende più stimolante interpretare poi il personaggio a 50, 60, 70, 80 e 87 anni di età. E interpretare una vita lunga, ricca e piena come quella di Verdi è per un attore un fantastico sforzo di immaginazione. A life as long and as rich and as full as that is a marvelous imaginative. Pickup ha ragione. Anche noi amiamo questo Verdi vecchissimo che si accinge a compiere la sua ultima passeggiata in carrozza. È il Verdi che tutti conosciamo, quello dei ritratti di Boldini, delle celebri fotografie che lo ritraggono a passeggio per Milano, a Montecatini, nel suo giardino di Sant'Agata, insieme ad Arrigo Boito e alla cantante Teresa Stolz. Anche stasera in carrozza con lui ci sono loro, i fedelissimi. In Piazza della Scala i lumi a gas sono stati sostituiti dai globi elettrici e le automobili fanno la loro prima timida apparizione in centro. Alla Scala si dà La Tosca, del maestro Giacomo Puccini. È il gennaio del 1901. Verdi ha 87 anni. Morirà tra pochi giorni, il 27 dello stesso mese. Settimo 1425. Via! Vattene! Vattene tutti! La Scala. Caro Enrico, passate il dentro, voglio vederla. Vai, vai. Electric lights. I can remember the time when these were oil lamps. A lamp light used to light. Hey.
Ed ecco un Verdi giovane allampanato uscire dalla scala in una notte di neve. Siamo tornati indietro di circa 60 anni, pensate. Alla fioca luce dei lumi, non già a gas ma addirittura ad olio, lo vediamo incamminarsi curvo nella neve, con il cuore pieno di angoscia. Nel giro di 2 anni sono morti 2 figli e Margherita, sua moglie. La sua ultima opera è stata un fiasco solenne. È solo e disperato. Non vuole scrivere più musica. In tasca ha un libretto che l'impresario della Scala gli ha messo a forza. Leggilo, gli ha detto, scrivici la musica. Un libretto dal nome esotico e fascinoso, Nabucodonosor. Altra estate, altro set. A Venezia, un anno dopo, nell'agosto dell'80, si gira dentro uno dei più bei teatri del mondo, la Fenice. Fuori imperversano l'umido caldo veneziano e i turisti, ai quali è stato offerto uno spettacolo extra. Nella mia bella incognita borghese, portare il figlio dell'avventura voglio, di quella nuova che vede dal tempio, 3 mesi ogni festa. Dimora in un remoto calle misterioso un buon ventra ogni notte e sembra chi sia l'anno suo lo ignora. Quante beltà mirate ne vince tutta e dicebra la cosa non vuole il pantaluta a me che importa dirla d'altra è patria né sventura per me cerco salia. Questo quello per me pari sono a quant'altri d'intorno mi vedo del mio cuore l'impero non c'è lo bella cura che ha d'altra beltà da costoro a Venenza è qual dono di quel fato ne fiora la vita so di questa mi torno gradita forse un'altra forse un'altra domani lo sarà uno. La costanza tiranna del cuore detestiamo quel morbo crudele sol ti vuole si servi fedele non fa amor non lo. Si sta preparando la scena finale di Rigoletto che ebbe il suo battesimo proprio qui l'11 marzo 1851. Castellani è infaticabile. Bisogna far presto, finire nei tempi prefissati. Il teatro è a disposizione solo per pochi giorni e oltre a Rigoletto bisogna montare le scene di Ernani, di Traviata e poi rimettere tutto a posto. Guarda, 907 a Stenza. Gilda,
C'è solamente da pulire in terra. Bobo! Dopo la faremo noi nel quadro dopo. Ma non ho capito, c'è Casalani? Sì. Si gira adesso o porta via. Una prossima? Lo facciamo girare anche adesso, capito? Però poi l'andata via la fermi in un altro modo. Accostatevi un po'. Siamo zitti. Anna? Spostatevi da voi. Vai. Che facciamo? Il 29? Quarto 910 prima! Anche qui alla Fenice, come al Ponchielli di Cremona, la platea è stata letteralmente smantellata. Rialzato il piano dell'orchestra, in quei tempi non si parlava né di golfo mistico né di direttore d'orchestra, sono state tolte tutte le poltrone. Fino a oltre la metà dell'Ottocento, infatti, in platea si stava in piedi e con il cilindro in testa. Quasi esclusivamente uomini, poche le signore e rigorosamente accompagnate. Solo gli austriaci godevano del privilegio delle panche, durissime e scomodissime, peraltro. La gente bene prendeva posto nei palchi e in logione si assiepava il popolino. È una delle pochissime occasioni di aggregazione, di socializzazione il teatro, in un'epoca in cui la mancanza di riscaldamento e la debole luce delle candele mandavano tutti a letto con i polli. Per questo il teatro d'opera, e ce lo racconterà Castellani nel suo film, fu teatro, è il caso di dirlo, di accese manifestazioni di entusiasmo patriottico sull'onda irresistibile della musica di Verdi. Numero 29A. Partenza playback. Gli esterni veneziani saranno girati in inverno, nel freddo più crudo. Forse allora si ripenserà con nostalgia al caldo torrido che faceva sembrare intollerabili in agosto le crinoline e le giacche dei frac. I coniugi Verdi da vecchi erano assidui di Montecatini, dove ogni anno andavano a passare le acque. E naturalmente a Montecatini li ha seguiti anche la troupe del Verdi.
Oggi si gira la rotonda dello stabilimento Tettuccio e nello stesso tempo si prepara la scena di domani nei saloni del Grand Hotel La Pace. La preparazione di un set è sempre lunga e complicata, indipendentemente dallo sfruttamento che se ne può fare. Una scena di pochi minuti, addirittura un'inquadratura, possono richiedere ore e giorni di lavoro. La troupe che nelle scene di maggiore impegno produttivo ha superato i 100 elementi è in movimento fin dal mattino presto. Desidero dire, e spero di non apparire sentimentale, che non riesco a pensare ad una troupe migliore con cui lavorare. Mi piacerebbe, mi augurerei che in tutti i film ci fosse così tanta energia. E poi come straniero ho immediatamente sentito un enorme affetto e la sensazione di essere accettato. Questo mi è stato di grande aiuto, specialmente nei primi mesi. E le cose non sono cambiate affatto nei mesi seguenti. Quello che dico è la pura verità e non sentimentalismo da quattro soldi. Il reparto sartoria e trucco, sorto come un fungo durante la notte, è già in piena attività. Truccare e vestire 100-200 persone per volta non è uno scherzo e Castellani, lo sanno tutti sul set, è molto esigente. Dalle ceste, come dal cilindro del prestigiatore, escono quei costumi e quegli accessori scelti alcuni mesi prima proprio per quella scena. Sono più di 5.000 i costumi adoperati nel Verdi. Ed è naturale, se si pensa che nell'arco di un secolo e di un secolo di profonde trasformazioni come l'Ottocento, anche la moda è andata al passo con i tempi. Siamo ormai in piena Belle Époque. I cilindri hanno ceduto il passo ai cappelli flosci, alle maggiostrine impertinenti, e le cuffiette così romantiche a questi graziosi copricapi con forti presenze ornitologiche. I vestiti sono più sciolti e arditamente fasciano il personale delle signore. L'incubo delle crinoline è finito. Non è finito invece per gli attori l'incubo del trucco. Eva Christian, la Stolz, che di Verdi fu amica affettuosa, con o senza virgolette, i biografi verdiani a proposito dell'affair Stolz sono ferocemente divisi in colpevolisti e innocentisti, e Carla Fracci, che esordisce nel ruolo prestigioso di Giuseppina Strepponi, la seconda moglie di Verdi, si sottopongono con divertita rassegnazione a un trucco che oggi, impietosamente, regala loro rughe, anni e qualche chilo. Che cosa pensa Carla Fracci, donna, di un personaggio femminile come la Strepponi? Beh, direi a parte così la devozione e l'amore che ha avuto per quest'uomo, che è durato tantissimi anni, e non solo è stata l'ispiratrice ma anche collaboratrice di Verdi. Sì, ma la Strepponi spesso purtroppo fu addirittura umiliata, ecco, dall'uomo Verdi. Sì, cosa pensa di questo? Oltre a questo dico, bisogna pensare che sono state, lei ha avuto due figli illegittimi prima di unirsi a Verdi e hanno vissuto praticamente 12 anni insieme prima di sposarsi, insomma, per quindi cui una si cosa rivoluzionaria, ha anticipato proprio dico, i tempi, che nell'Ottocento era uno scandalo incredibile, in più essere in un piccolo paese come Busseto. Quindi la Strepponi può addirittura essere definita una femminista. Una femminista, esatto. E Ronald Picap che cosa pensa di una donna come Giuseppina Strepponi? Le piacerebbe di incontrarla oggi? Era una donna assai notevole. Come ha detto Carla, vivere in una piccola cittadina di provincia come Busseto, in quell'epoca, per 12 anni fuori dal matrimonio, superare tutti i pettegolezzi ipocriti della gente di quel tempo, è prova di una passione straordinaria. Era una donna eccezionale. Insomma, veramente coraggiosa.
Per Pickup Verdi, ogni giorno, sia che debba apparire quarantenne o ottantenne, sono due ore e mezzo di trucco. La barba, che per sua sfortuna Verdi cominciò a portare dall'età di 18 anni e che mai si tagliò, ogni volta viene attaccata pelo per pelo e poi tagliuzzata, arricciata. È anche successo, a Milano per esempio, dove la truppa aveva letteralmente le ore contate, che al mattino dovesse essere il Verdi giovane, quello del Nabucco per intenderci, e al pomeriggio il Verdi vecchio, quello del Falstaff. Il che significava totalizzare in una sola giornata, pensate, ben 5 ore di trucco. Ma Ronald, che è un compagno di lavoro assolutamente delizioso, si è sempre consolato con flemma inglese con l'inseparabile tè. Un po' caldo. Grazie. Guardi laggiù il maestro, pare proprio un giovanotto. Oh, maestro, che piacere. Oh, ecco il dottor Brocco. Signora Giuseppina, buongiorno. Come sta? Come andiamo? Così, così. Come va? Benissimo. La bugia maestro, con queste belle signore, attento agli sdruccioli, potrebbero essere fatali. Dottore, alla mia età è più facile scrivere un'opera. Belle signore, vi prego di scusarmi, ma mia moglie mi aspetta. Ossequi, buon divertimento. Senta, lei ci vuol parlare della sua attività come attore di teatro, di cinema, di televisione? Well, I've been an actor for 16 years. Faccio l'attore da 16 anni. Ho cominciato lavorando prevalentemente al National Theatre con Laurence Olivier, Shakespeare, Chekhov e lavori moderni. Poi ho lasciato il National e ho fatto molta televisione perché desideravo fare un'esperienza diversa dal teatro. In seguito sono tornato al teatro ancora con Shakespeare. Senta, e il rapporto con Castellani è stato sempre facile? Com'è Castellani sul set? It's not always easy because... Non è sempre facile perché Castellani chiede molto, ma a me piace che mi si chieda molto. Tanto per cominciare, Castellani, lo ammette lui stesso, quando ti spiega un personaggio fa come una caricatura di ciò che vuole. E per l'attore talvolta è un po' difficile dimenticare quella caricatura. Poi ti accorgi che in questo modo lui intende solo farti capire cosa vuole sotto il profilo psicologico. Tocca poi a te fare tuo il personaggio. Quando ho visto le prime stampe del materiale girato, mi sono reso conto che è un autentico maestro e ho messo da parte qualsiasi timore circa determinate gestualità relative a determinate inquadrature. Erano tutte bellissime, in quanto psicologicamente adatte a me, a quello che volevo fare e a quello che Castellani voleva fare. Naturalmente spero che ciò valga anche per lui, ma per quanto mi riguarda è stato un rapporto meraviglioso, con tutti i problemi connessi ad un'impresa enorme come questa. Fa una cosa. È troppo grosso sto pezzo. Bobo, vieni a fare, taglialo un po', è troppo grosso. No, taglialo per così, vai. Taglialo per così. Così. Così, taglia via. Seguiamolo per un attimo, Castellani, sul set. Si gira a Cinecittà un pranzo in casa di Verdi. C'è Piave che ha scritto i libretti di tante opere famose. C'è Giuseppina, non ancora signora Verdi. C'è la madre di Verdi e naturalmente lui, Verdi. Adesso si taglia meglio, dottor, che più... Ecco questo, lo prende bene, signor Popo. Porta via. Dato che se deve servire a sinistra, non può venire qua, perché sennò non... Il cameriere? No, signore, si serve da sinistra, ma il piatto si mette da destra. Non mi entra. Come non ti entra? Ti deve entrare. Allora, aspetti un minuto. Si alzi. Si alza anche lei. Accostatevi un poco. Spostate i piatti, spostateveli da voi. Vai, su. Mettetevi di fronte. Antonello, non andare tanto lontano, ma il piatto si siede. Il piatto, daglielo quasi da dietro, così, perché sennò non ho spazio all'inquadratura. Invece di venire qui, glielo metti da qui dietro, hai capito? Vedi, da dietro lo passi, vai. Coraggio, su. Se ricorda così va benissimo. Va benissimo. Mi fa vedere quando è avanti, per favore. Ecco. Andiamo,
Zitti! No, è falso così, ma... Sì. Lei stia giù, che l'è morta. E tu, come sei pallida e stanca e muta e bella. Pia. Ecco, qui lei non deve gridare, Tamagno. Lei ha un profluvio di voce, ma non deve gridare sottovoce, a mezza voce, con l'anima. Pia. No, muta e bella. Ricominciamo tutto da capo. Muta e bella. Lei è un attore shakespeariano. Trova felice l'incontro tra Shakespeare e la musica di Verdi. Pensiamo al Macbeth, all'Otello, al Falstaff. The connection is fantastic and for me... Il connubio è fantastico, secondo la mia personale opinione, che è certamente quella di molti inglesi. Otello è la mia opera preferita, rappresenta la perfetta trasposizione di Shakespeare grazie anche a Boito. Il libretto di Boito raggiunge con le parole risultati non sempre raggiungibili. Riesce a concentrare le vicende. È lo straordinario condensato di una tragedia che talvolta è un po' troppo lunga. Si potrebbe quasi dire che l'Otello di Verdi è migliore di quello di Shakespeare, e non è un complimento da poco. Credo che la televisione ha un enorme compito, anzi dirò dovere educativo, e che il principale compito della televisione è quello di educare la gente. Io faccio la televisione perché penso che i film devono essere fatti dai giovani, i quali vivono nell'interno della loro società e raccontano le loro cose che sono quelle della loro società. Purtroppo la società di oggi non è più la mia, perché io oramai ho più di 60 anni e la mia società è passata, è andata via. Quindi trovo molto più giusto a quest'età di adoperare l'esperienza che uno ha, perché indubbiamente l'ha accumulata in tanti anni di lavoro, e le cose che uno ha imparato, ok, per informare la gente. Informare non vuol dire sempre solo insegnare, ma informare. Queste, secondo me, sono delle opere di informazione che uno fa. Prego, mademoiselle. Ma è Verdi. Proprio lui, Verdi. Eh oui, c'est lui. Buongiorno, mademoiselle. Au revoir. Bonjour, monsieur. Au revoir.
Maestro. Annina? Ma cosa fai? Chi c'è ancora, Annina? C'è qualcuno? Sì, signora. Chi è? Fallo passare. Via, via, via. Su, via. Su. Non mi hai sentito? Chi è? Avanti. Oh. Sono io. Sono qui. Oh, mio Dio. Sono io. Ecco. Oh. Non sei contenta? Sono oh, qui. Mio Dio. Oh. Sai che, Giuseppina, cosa fai? La sale da casa, su, su, andiamo. Non fare così, Giuseppina. Qual è la sua opinione personale su Giuseppe Verdi? Ma se io glielo dico adesso, nessuno andrà a vedere lo sceneggiato. Ho capito. Quindi mi può raccontare, per esempio, qualche aneddoto che è successo un po' in retroscena della lavorazione? Oddio, guardi, ho pochissima memoria, non moltissima sul lavoro. Sì. Posso dire che non mi dimentico una cosa solamente. E per tutto il resto non ho assolutamente memoria. Quindi se c'è qualcuno che si ricorda un aneddoto, lo racconti, venga qui. No, nessuno, c'è tutti zitti, te li attorno a guardare, nessuno parla. Sul set evidentemente la temono tutti, dicono che non è molto severo. A me, per carità, fumano tutti, chiacchierano tutti, fanno chiasso e urlare silenzio dalla mattina alla sera. Dicono non è vero, ma è vero, è vero. Comunque sono molto affezionati, anche se chiassosi. Sì, ho capito. Perché sono giovani, beati loro, non sono più come me. E il sol